No. Una parolaccia di questi tempi. A quanto avevi la temperatura? Ero positivo, nel senso puoi accedere all'impianto. Ma non ti hanno detto quanto? No, perché te sì? Io sì. Bene. 36. Andava bene, no? Non so. Penso proprio di sì. Alessandro Baffi al blocchetto di partenza numero 1, a scendere, ribadiamo, Lorenzo Mora, che è già stato protagonista di un 200 dorso vinto in apnea. Fino alla fine ha stretto i denti per timbrare il cartellino per andare alla rassegna europea in Ungheria. Poi Matteo Restivo, Simone Sabbioni, secondo tempo italiano all time 53-34, lui anche primatista italiano proprio qua nella sua tra virgolette riccione vasca, dove è cresciuto anche se la famiglia è riminese. E poi Ciccarese, Christopher Ciccarese, anche lui bene nella distanza più lunga, che è quella che più gli si addice, Matteo Brunella, Mattia Alessandro ed Emanuel Turchi. Come la vedi in assenza di Ceccon? Beh, la gara che Sabbioni deve cercare senza nascondersi, di nuotare molto bene. Aveva già nuotato in occasione del record di Ceccon molto vicino al suo vecchio primato, la conferma di un tempo da 53 e pochi decimi sarebbe ottimale per lui, insieme ovviamente al titolo. E allora si va a gancio al blocchetto di partenza, classica partenza completamente fuori dalla superficie dell'acqua per Simone Sabbioni, soltanto le caviglie immerse subacquea, tirata via piuttosto bene, direi. Si mette subito al comando delle operazioni nella vasca di andata, devono cominciare a carburare invece gli altri, bene anche Lorenzo Mora, che proprio della subacquea fa uno dei suoi punti di forza in corsia numero 2, seconda dall'alto. Vediamo come arrivano a timbrare il cartellino alla virata del primo 50, che se ne va in 26 e 36, con Restivo che prova ad avere questo atteggiamento molto aggressivo. Sabbioni a 5 centesimi, Mora a 21, e siamo dalla parte opposta. Sì, passaggio molto lento da parte di tutti, e insomma non è un caso che il duecentista per antonomasia sia davanti ai 50 metri, a testimonianza di una velocità di base non eccellente. Adesso prova lo sprint finale in corsia numero 4. Simone Sabbioni decisamente al comando, va a vincere questa gara. 53-91 il tempo, è un sotto 54 che gli serve per volare a Budapest, per volare alla rassegna continentale, ma che non è sufficiente per Tokyo. 53 e mezzo, infatti, il tempo limite per la rassegna 5 cerchi. Non mi è piaciuto molto oggi Sabbioni, aveva dato una bella impressione al mattino gestendo bene, sempre con passaggio lento, e oggi pomeriggio ha indugiato, però ha una tale classe, una tale differenza nei confronti degli altri da non dover aver timore di un passaggio rapido, di condurre lui la gara, di farsi carico delle responsabilità alle quali è chiamato. Ha anche abbastanza esperienza per portare a casa un 100 dorso con un'interpretazione da protagonista. Secondo Restivo, terzo Ciccarese, fuori dal podio Lorenzo Mora. Restivo meglio nel 100 che nel 200 o no? Beh, direi proprio di sì, come tempo, come brillantezza, si raccontava stamattina con gli allenatori, alcuni loro segnalavano il fatto che la selezione olimpica per molti atleti toglie le superpunte, è sempre un po' complicata perché la tensione ovviamente è altissima e questo spesso condiziona le prestazioni.